il progetto Vitruvius è nato forse un pochino per caso, è stato un colpo fortuito. Noi avevamo da tanti anni acquistato il marchio Picchiotti, Picchiotti è un nome famoso nel passato per barche a motore, che non abbiamo mai utilizzato chiaramente per farci delle barche a motore. Perché? Perché innanzitutto dovevamo finire di sistemare, diciamo, le nostre navi a vela, e poi anche perché non avevamo mai trovato un qualche cosa di differente da tutto quello che è il mondo del motore oggi. Abbiamo iniziato a lavorare con Filippo Briani in una barca a vela da 38 metri da competizione, e lavorando con lui poi ci è venuta l'idea, e soprattutto a lui è venuta l'idea, di fare una barca a motore derivata dalla barca a vela. Quindi questo Vitruvius è una derivazione di una carena di una barca a vela portata sul motore. Una barca di volumi contenuti che tiene conto molto di più delle linee estetiche che dei volumi da utilizzare a bordo, ed è leggermente, diciamo, è qualcosa di diverso da quello che oggi si può trovare nel mondo del motore. Beh, che ci sia un punto di contatto, anzi un insieme, un'unione tra il design della nautica e il design dell'arredamento, questo è importante. Noi lo stiamo già facendo, perché abbiamo nel nostro piccolo e nelle nostre barche lavorato non solo direttamente ma anche con delle aziende del settore quando ci è stato possibile. La difficoltà a lavorare con un'azienda del settore dell'arredamento è che la nautica, purtroppo la barca, chiamiamo l'oggetto barca, è difficile che accetti un pezzo di serie, perché purtroppo le barche sono dei volumi piccoli, quindi vanno costruiti pezzi per ogni barca fatti apposta. Questo è un po' difficile farlo con tutte le aziende, lo riusciamo a fare solo con aziende di alto contenuto qualitativo, con aziende anche di alto livello, con aziende che sul mercato fanno prodotti dello stesso livello di quelli della nautica, quindi un prodotto più artigianale che un prodotto industriale.